Buonasera, su Tuki Katana, buonasera a Nere, buonasera al Bot, buonasera a Vilit, buonasera al tonno di Vilit, buonasera a tutti voi, ben arrivati, come state? Tutto bene? Ah. Allora, questa sera... Soprattutto il tonno di vita, esatto. Stasera facciamo un gioco che non mi aspettavo di fare. Ma invece Bethesda ha ben pensato di mandarmi questo Hi-Fi Rush. Noi ringraziamo Bethesda che ha reso possibile questa live. Ringraziamo sempre il fatto che io di tanto arrivo a dei punti che dico, beh, non mi mandano più chiavi, non so cosa fare, beh, recupererò qualcosa di vecchio, no? E poi me ne mandano, oggi ne sono arrivati 4. Va bene, si mettono tutti d'accordo per mandarmi le chiavi, così, tutte assieme. Questa sera, dicevo, facciamo questo Hi-Fi Rush, che mentre scrivevo lo specchietto laterale aveva 4.452 recensioni ed è uscito da 6 giorni, una settimana. Grazie a Bethesda, e se la manda anche a noi la ringraziamo di più. Mi spiace, purtroppo siamo caduti. Se volete che io vi dia rewind, se volete che io possa fare i giveaway, dovete diventare di più. Tanti di più, perché nei posti in cui io chiedo le chiavi, in alcuni casi mi dicono, se sei un canale piccolino chiedi pure la chiave, se sei un canale grosso chiedi la chiave e 25 giveaway, tipo. Io l'ho provato nel weekend, dato che è nel pass, molto molto carino. Allora, io l'ho provato stamattina, perché... Nella mail che mi hanno mandato con la chiave mi hanno detto c'è lo streamer mod, usa lo streamer mod se non vuoi che poi ti demonetizzino tutti i video, furbetto, però prima provalo con la musica originale, così dici i tuoi viewers quanto sono belle le musiche originali, perché abbiamo delle musiche fighissime che non puoi far sentire. E allora ve lo dico che ha delle belle musiche. Che si abbinano bene al gioco. Non so ancora quelle da streamer come siano, perché non le ho ancora sentite. C'è nel Game Pass, c'è per Xbox, c'è per PC, c'è per Epic Games, c'è per Steam, c'è per... Costa 30 euro, è uscito l'altro giorno. E ce l'hanno mandato. E quindi ve lo faccio vedere. Giusto, lo ricominciamo il salvataggio, riparto dal tutorial. Allora, mettiamoci in un angolo e facciamo play. Buonasera Caron. Ben arrivata. L'ho visto un po' a pezzi, quel poco che ho visto me l'ha fatto mettere in lista desideri. Bethesda, buongiorno. Tango Gameworks, buongiorno. Grazie anche a lei che ha fatto il gioco. Allora, io sono molto curioso perché l'ho provato e ho fatto la missione iniziale, la missione tutorial, ok? No, perfetto. Ricominciamo da capo. Slot vuoto. Normale, va bene. Dicevo, l'ho provato, faccio solo la missione tutorial. Mi ha convinto molto e sono ansioso di fare la missione dopo. Prossimo. Doppiato in italiano. Detto prossimo.
Esatto. Professione rockstar. Futura rockstar. Allora, vi faccio notare intanto le prime cose, la benda rossa che ha, con cui si tiene il braccio. Sì? Ah, ok. Tesserino progetto Armstrong. Benvenuto al campus Vendeley. Sì. Ok, mi conferma che c'è la track giusta. Perfetto. Si sente un po' bassino. Adesso alziamo appena ho un controller in mano. Perché non credo di poter andare nelle opzioni qua. No. Candidati, benvenuti al progetto Astron. Tecnologia in simbiosi con il corpo umano. Insieme creiamo vite migliori. E ora il CEO della Vendeley Technologies, Gail Vendeley. Che giornata storica! Voi siete il meglio del meglio e state per migliorare ancora di più grazie ai potenziamenti robotici. Da sempre la Vendeley aiuta chi ne ha più bisogno. E tutti voi del progetto Armstrong state per mostrare al mondo intero quanto potete diventare speciali. E poi c'è il gatto. Ora andate, preparatevi per una vita migliore. Sappiate che lo stiamo ascoltando in italiano perché vi voglio bene. Sono con lui. È un pass. No. Mi hanno chiamato. Ecco, poi la benda è diventata blu. Cioè, bianca. Ma perché gli ha lasciato la benda rossa, la faccia rossa? Perché gli ha cambiato la... Buonasera, Gwenfar. Buonasera. Buonasera. Candidato ideale per la raccolta dei rifiuti, va bene. Mi avevi promesso il meglio del meglio, Mimosa. La produzione ha chiesto dei volontari per il test, e il marketing ha eseguito. Non incolpare, Rekka. Dì a quello spaccone di zanzo dell'RSD. A noi servono persone influenti, e voi mi portate perdenti. Funzionerà. Sarà meglio. Niente scivoloni e niente difetti. Che spazzatura. No. Oh. Ok, vorrei farvi notare questo caricamento col gatto che fa le scorregge sonore. Hai ricevuto non so più parlare. Mi hanno mandato anche la Deluxe Edition Bethesda, è Natale. Avete già capito l'atmosfera del gioco. Wow. La grande serietà che contraddistingue. Ok, il checkpoint. Dov'è? Ah, fa niente, chi se ne... Ok. Pipi, piripi. Sei venuto a vedere come ho impilato bene queste scatole?
oppure stavi cercando l'uscita. In tal caso, girati di 180 gradi, ragazzo. Grazie, Oscar. Abbiamo il doppio salto. Partiamo dalle informazioni base. Ok. Vabbè, andiamo un po' dritti perché tanto l'ho già fatto tutto questo pezzo. Buongiorno. Cielo, cercando di pulire ho sporcato ancora di più. Hai fatto un salto ammirevole comunque. Grazie. L'intervento mi ha davvero steso. Ok, queste sono le cure. Mi ci voleva. Di qua non c'è niente. Buongiorno. Te l'avevamo detto, massimo 10 scatole per volta. Guarda cosa hai combinato. Un robot trasportatore che si chiama Carrie è bellissimo. È stato un onore lavorare con tutti voi. Le mie scivolose mani robotiche, non ho fatto il mio dovere. Verrò sicuramente licenziato, o peggio, Recca. Raccogliere effetti personali. Raccolgo subito. È proprio ora di togliersi questi vestiti. Vuoi farvi vedere che il protagonista è un ragazzino senza dirvi che è un ragazzino? Non si china per infilarsi le scarpe. No, gli datevi apposta per farsi mettere le braccia di metallo, Vini. Ehi! Ok, ragazzo. Braccio robotico Lex Dust 75, appendice magnetica, raccogli rifiuti. Aspetta, appendice raccogli rifiuti? Oggetto estraneo rilevato. Sembra un difetto. Prendetelo. È un'arma? No, non credo. Oppure resistenza. Aspetta, come? Quello sta succedendo. Se ho capito bene, primo, ho un lettore musicale nel petto e mi sa che non dovrebbe essere lì. Secondo, fa funzionare il mio nuovo braccio robot. Terzo, fa andare tutto in sincronia col ritmo. E... ah, non ha senso. Però quando la musica parte, sembra di essere sul palco. È una delle missioni tutorial meno noiose che io abbia giocato. Allora, gente, pronti per lo spettacolo? Wow! Ecco a voi Chai! I suoi attacchi vanno a tempo di musica. Volete vederlo in azione? Partiamo con un attacco rapido. È un attacco a battito singolo che scatena delle combo.
Forza, provalo. Ora prova una combo a ritmo di musica. Cerca di trovare il tempismo perfetto. Un po', che tempismo perfetto! Oh yeah! Gli attacchi colpiscono al ritmo, ma se premi il pulsante d'attacco sul battito otterrai dei bonus in combattimento. Sembra che tu sia pronto per continuare, vieni qui. Vedi quella gente che salta perché sono uscito dalle piattaforme, è bellissimo. Buongiorno. Che ne dici di infliggere danni seri? Ecco l'attacco pesante. Per questo servono due battiti, quindi ascolta con attenzione il battito centrale. Ho capito. Ok, ora prova una combo pesante a tempo. Questo è il tempismo che devi raggiungere. Campione, perfetto! Bravissimo! Oh yeah! E il pubblico impazzisce! Chai! 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 Wow! È lui il tizio? E allora vi farò un autografo, grazie! Grazie! Voi avete visto chi è stato? È il difetto! Cosa? No, 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 io stavo solo... Buongiorno. Okay. Fatevi sotto! Prendetelo! Va bene, grazie di vederla. Ok. Primo tutorial su come si attacca. L'abbiamo superato. Allora, interessante questa cosa qua. Che ho trovato veramente molto bella. A parte l'icone, assistente al ritmo, va bene. Puoi fare tutte queste cose qua. Ma forse è meglio se me ne vado. La cosa che mi piace un sacco è che il mondo si muove a ritmo. Cioè tutte le robe pulsano, tutte a ritmo. Nessun difetto esce dalla produzione. Non finché c'è Recca. Ok, questa è meglio non incontrarla. Salve. Buongiorno. Posso esserti d'aiuto? No. Se hai bisogno di aiuto, non esitare a chiedere. Ah, lì c'è un altro affare di cura che non so se mi serve, ma nel dubbio prendiamolo. Hop. Quelli sono i robottini del tutorial che ti fanno provare le combo. Questo
Basta. E ora che cosa dovrei fare? Ehi, tutto a posto? Buongiorno. Grazie per la mia gara. Ma no, povero robottino di aiuto. Lui è nostro amico. Sì, assolutamente è nostro amico. Però mi fa riprovare le combo che l'ho già provate. Ehi, urlare in questo modo. No, ti fa solo provare roba che hai già abilitato. Ok, mi sono infiltrata nel pannello. Colpisci l'interruttore e sali. Allora, il progetto Armstrong si sta rivelando una delusione. Volevo un bel braccio robot, non un bersaglio sulla fronte. Prendiamo i rottami che sono qui a fare gli upgrade. Salvagatti, ma non dovevi aiutarmi? Forse non è stata una buona idea. Bene, ce l'hai fatta. Sono qui. Ok, sarò breve. Buongiorno, sir gatto. Ti ho visto combattere. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Io pensavo... La sicurezza ti sta addosso e io ti posso aiutare. Ferma! Ok, aspetta un attimo. Eri tu prima? Una gatta? No, questa è 808. Lei è una gatta, ma l'ho costruita io. Ascolta, come stavo dicendo... Ecco, io che credevo che il mio braccio robot musicale fosse una follia, ma questo... Ah, starò meglio da solo. Ehi, ascolta, la Vendelei trama qualcosa e ho detto che ti posso aiutare. A posto, grazie. Chiaro, no? Sentito quel ritmo. Qui succede qualcosa. Guardate chi è tornato. E non è da solo. Grazie a 808 c'hai un nuovo asso nella manica. Vabbè, l'attacco vai così, va bene. L'attacco bonus sul ritmo, da usare tranquillo, dopo una a posto. Con l'ultimo colpo ti apparirà un cerchio. Prendi sì. Qualsiasi pulsante d'attacco per sferrarlo. Basta parlare. Cioè lui si muove a ritmo. Il gatto pulsa a ritmo, le casse vanno a ritmo. Perfetto. La gente si muove a ritmo. Ascolta il conto alla rovescia. O esatto, si muove di Civiusa. Vai così con tempismo perfetto. Prova un vai così con la tua combo pesante. Ormai puoi farcela da solo. È fantastico! Vai così è fondamentale per eseguire combo e infliggere danni pesanti. L'importante è seguire il ritmo. 808, giusto? Ce la intendiamo bene noi due. Ehi, ho pensato dicevo. All'offerta. Ma prenderò in prestito la tua gatta per un po'. Cosa? Perché? Ehi, volevi aiutarmi, no? Tranquilla, la tengo solo finché non esco di qui. Oh, farei meglio a non portartela via. Dicevo, con tutti i clou visivi che ha, non è per niente pesante il fatto che sia un gioco musicale, che quindi devi seguire il ritmo. Ok, un pezzo di indicatore della salute, devo trovarne 4. Per aumentare della mia salute totale. Fatevi sotto!
Posto. Ne vuoi ancora? Sì. A posto. Bene, pare che siano finiti. Forse le cose non vanno così male. Ok, ricordami di chiederti come hai fatto. E chi lo sa, ora tocca a te. Devo andarmene da questo posto. Sei in produzione. L'unica uscita diretta è per il controllo qualità, lo vedi? Ci sono così tanti edifici, non saprei. La scritta. Quello con scritto centro controllo qualità. Proprio c'è scritto grosso al centro. Ok, quello là. Ma ti staranno aspettando quell'uscita, quindi... Mi è piaciuto uscita. Andiamo. Ok. Fare lo spaccone non ti aiuterà ad uscire. La soluzione migliore è quella più ovvia. Consiglio pessimo e pericoloso. Ti stanno cercando. L'altra cosa che mi è piaciuta parecchio è che, volendo, ci si inventano anche. Sei scemo. È l'esatto opposto di batterli in astuzia. Si possono fare strade alternative. Ok. A tutti i dipendenti, parla Recca, è un messaggio importante, quindi tutto in maiuscolo. Kale visiterà l'edificio e Recca sa che voi luri di ferri vecchi state serrando tutti i bulloni per far funzionare le cose. Ma Recca vuole che questo posto risplenda per il Festival Armstrong e qualcuno sistemi gli scanner del progetto. Lo sentite questo suono e il pubblico applaude quando l'unità Armstrong entra in scena. E quando Recca riceverà il suo bel bonus a fine anno, si assicurerà di menzionarvi tutti nel millisecondo precedente al momento in cui si rilasserà e si farà un bel applauso. Va bene, perfetto. Cosa succede se cadiamo giù dalla qua dal col? Niente. Era Kale in carne e ossa. Che ne sai? Non ce le hai nemmeno carne e ossa. Dato che sono in produzione, posso dire di averlo incontrato? No, non puoi. Quindi piantala e aggiustiamo queste scale. Ehi, basta! Sto lavorando! No, non mi sembra. Visto? Ricca ha mandato questo tizio per farci ingranare. Esatto. Esattamente per quel motivo lì mi ha mandato Recca proprio. Proprio lei mi ha mandato. Come l'avete capito? Ricordiamo che per compensare il lavoro in più del progetto Armstrong è stato aggiunto un nuovo giorno della settimana. Non dimenticate che in questo giorno addizionale è obbligatorio lavorare. Mi sembra giusto. Compensiamo il tanto lavoro aggiungendo giorni della settimana. Che idea geniale, dovrei farlo anch'io. Una scorciatoia. Certo. Proprio una scorciatoia. Wow, questo campus è enorme. È quasi una città.
I vantaggi dell'essere l'azienda leader del settore. Alla Vendelay piace mostrarsi, ma io cerco ciò che nascondono. Ah, ti piace svelare i segreti? Allora dimmi come ti chiami. Se hai aspettato tanto per chiederlo, puoi aspettare un altro po'? Io sono Chai, comunque. Chai? Allora ok. Allora, raccogliamo un po' gli affari. Wow, quante scorciatoie qui! Un sacco di scorciatoie. Che cosa ti sembrano ottime idee, Vili? Allora, raccogliamo un po' di ingranaggi che servono, che fanno bene alla pelle. A posto. Produzione di batterie, ordine di produzione dell'RS, unità PGR-0101, numero 3231, nei laboratori. Zanzo vuole che quest'unità venga messa in vendita oggi stesso, nonostante l'abbia ideata ieri. Nome del prodotto: pacco batterie ingrandito per unità di alimentazione del progetto Armstrong. La batteria è progettata per smettere di funzionare dopo 6 mesi, esattamente un minuto dopo lo scadere del periodo di garanzia. Zanzo vuole mettere in commercio questo supercaricatore di batterie per favorire questa cosa? Io non lo so più. Fingi che non te l'abbia detto. Ma serve solo incasinare la ricarica e far esaurire prima la batteria. Per tua informazione, questo affare è anche un parafulmine. Zanzo non ha voluto coperture protettive perché così è più bello. Mettiti dei guanti di gomma o qualcosa del genere. Mi sembra un'ottima idea. Produzione di batteria attivata. Non toccate i laser rossi, ovviamente. Ovviamente, non tocchiamo i laser rossi. A posto, non li stocco le cose rosse. Aia. Ehi, che bello! A cos'è? Posto. Io non toccherei nulla. Non tocco nulla, ci passo solo vicino. Ecco. Beh, non sei morto. Meglio, no? Al contrario, a dire il vero. Mi sento aggiungo un giorno lavorativo. Esatto, è bellissimo. Mostra che c'è molta energia nel tuo braccio. Come dici di rilasciarla? Posso fare l'attacco speciale? Attacco speciale, eccolo qua. Power pole! Ho preso l'attacco speciale. Ricarica, le batterie ricaricano come Isaac. Come Isaac. Signor robottino dell'aiuto, grazie di essere passato. Trovato! Racca lo vuole distrutto, quindi distruggiamolo. E via. Vieni qua. Ma stia qua! Ma
Power Pole! Gioca dei piedi, va. A posto. Fatto! Niente male. Vabbè, io do per scontato che tutto quello che sto facendo vi sia chiaro. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro, ditelo. Signora Cassa. Pezzo di borraccia della salute, grazie gioco. Porta comodissima. Ricordati che puoi schivare. Buongiorno Vashwix. Anzi, buonasera Vashwix. Pezzo di nucleo di riverbero elettrico, sì signore. Data la luce. Il generatore sembra rotto. Vuoi aggiustarlo? Vedi attrezzi lì vicino. Attrezzi? Ho un'idea migliore. Attrezzi. E lo spettacolo continua. Buongiorno. Ho detto di controllare il generatore. Avevi un solo compito. Mi hai incastrato. Ricca ci distruggerà entrambi se rimaniamo indietro. Beh, qualcuno l'ha aggiustato, quindi smettila di urlare. L'ho aggiustato io. L'ho aggiustato io. Ricca ci ha scoperto. Scusa, amico, non volevo arrabbiarmi. Ma che carini che si riparano. Spaventatissimi. Allora, zero difetti, proprio il motto aziendale comunque. Motto aziendale zero difetto, scusa, sono incastrato nel paletto. Ricordiamo che i giorni di malattia devono essere registrati con 6 mesi di anticipo. Certo. I giorni di malattia per dipendenti robotici non verranno accurati. Power call! Grazie. Allora, mi ha spiegato i nemici resistenti. L'ho già risolto i nemici resistenti. Il gioco. Power
Avviso che il 28 agosto sarò ammalato, esatto. In effetti, aziendalmente è molto più comodo saperlo con 6 mesi di anticipo quando ti ammalerai. Dati da fare. Salve signor Roquefort, credo che lei mi abbia inviato questa email per errore. Che guarda cosa mi tocca sopportare. Registro conversazione fra Roquefort e Recca. Roquefort, fammi solo sapere se i numeri quadrano per l'obiettivo del quarto trimestre. Recca, farà la valutazione delle spese. Puoi smettere di urlare. Il caps lock è rotto. Recca lavora duramente e digita duramente. Non mi interessa quando duramente lavori. Se quelle unità non escono, non rispetteremo mai le previsioni per il quarto trimestre. Allora dia zando di smettere di fare progetti nuovi a raffica. I progetti sono un problema suo, realizzarli è un problema tuo. Smettila, Recca fa in modo che la linea Armstrong sarà pronta e funzionare tra 17 ore, mentre tu conti le banconote, Recca monta i robot. Tu non monti i robot. Senti, fai in modo che alle tue parole seguano i fatti. L'importante è che se muori me lo dici prima, così mi preparo, mi adeguo. Non vorrei mica che alla tua morte corrisponda un calo del fatturato. Giusto. Ah. Buongiorno. I giochi musicali sono troppo difficili. Voglio rilassarmi, ma devo andare a tempo. Faccio l'ultima partita e poi torno al lavoro. A lavorare. Stavo per segnare il record. Smettila, mi serve concentrazione. Giù. Combinando attacchi rapidi e pesanti, puoi ottenere ancora più combo e vai così. È il momento giusto per provarci. Ora di mischiare attacchi rapidi e pesanti. Il tempismo è più difficile. Fai del tuo meglio. Vai. Che precisione. A posto. Dall'altro lato non ce n'è uno simile. Allora. Sono quasi fuori. Posso. Andiamo. Buongiorno. Power Camera Twitch. Ehi, guarda, l'uscita! Lo sapevo che era facile. È una trappola, idiota. Ti stanno aspettando.
una trappola. Nulla che non possa affrontare. A questo gioco manca solo una cosa: il tasto corsa nei momenti in cui non c'è nessuno. Tempo ero il capo e ora mi fanno impilare scatole. Però guarda che pila, sono stato impeccabile. Ma che bella pila di scatole, è stato bravissimo. Anche se hai distrutto la mia pila, il suo ricordo non morirà. Ecco. È chiaro che non approvi il mio modo. Ma io sì, per favore, devo lavorare. Scatole! Nota personale di Oscar numero 516. Ho la sensazione che noi robot della serie Oscar veniamo sottovalutati. Quando ci occupavamo noi del controllo qualità ci assicuravamo che i prodotti fossero sì eccellenti, ma cercavamo anche di aggiustare le cose. Un'ammaccatura del corpo si sistema, visto che il resto funziona. Una luce non va, di nuovo, basta ripararla. Ma adesso con i QA1000 è tutto niente, basta che ci sia un graffio e del prodotto non rimane nulla. Il controllo di qualità dovrebbe ispezionare che bisogno ha di avere dei lanciarazzi. Cielo, quanto sono cambiate le cose da queste parti. Bullizzatissimo quel modo, assolutamente. Ok. Giorni senza difetti. Guardate quanti erano. Visto? Come pensavo, tutto a posto. Devi rilassarti. Ecco a voi la responsabile della produzione, Ranka! Oh no. Heyo! Eccoti qui, piccoletto. Hai sfidato la squadra di Rekka, la produzione di Rekka, ma soprattutto, sì, hai sfidato il mio perfetto record di zero difetti! Voglio anche un intro così, però, quando entro nei posti. Io e lei del progetto Armstrong. Scritta in piccolo. Dovresti leggerla, teppista. I difetti vengono richiamati. Richiamati? Vuoi dire uccisi? Non è Rekka a scegliere i verbi. Ah, lo fanno quei fessi del marketing. Comunque, grazie per essere stato così scemo da presentarti qui. Così non sarà Rekka a sporcarsi le mani. Te l'avevo detto. Benvenuto al controllo difetti del progetto Armstrong, dolcezza. Il nostro controllo qualità è il migliore di tutto il settore. Heyo! No! È arrivato il controllo qualità. Qua ci deliziavano con i Nine Inch Nails. Ecco il controllo qualità. Mi piacciono i difetti. Molto bene. Mi piace il loro sapore. Molto male. Livello di ispezione 1.000.000. Ora si balla, amico. Ah!
Le sue mani sono super sensibili per ispezionare. Un modo strano per dire colpiscile, ma ok. Al lavoro, Jai, fallo secco. La mia faccia. Aia. Vieni qui. No. Finalmente posso usare questi. E chi lanciarà altri? Prova a schivare questo. Serious mod. Buongiorno. È la mia occasione. Ops. Aia. Cazzottone. Pam! C'è davvero scritto punto debole sulla sua fronte? È progettato così, parla da sé. Ci sei quasi! Lo vedo! Ho sbagliato! No, sono carine anche le musiche free, sono d'accordo. Ciao.
tutte le canzoni finiscono. Bonk. Sono molto graziose anche le musiche free, sono d'accordo, vedi. Lo trovo molto simpatico come comicità. Hai visto? Sì, sì. Però adesso chiudi la bocca e seguimi. Dobbiamo davvero uscire di qui. Non lo sopporti sto slapstick, Enigma Triestino? Come mai? Non lamentarti stavolta. È molto cartunoso. Ok, va bene. Però lo trovo abbastanza misurato, non esagera. Paura? Cosa? No. Però in effetti è un po' buio. Non ci sono ragni qui, vero? O tipo ragni robot. Oh, ti prego, fa che non ci siano ragni robot. È quello. Seguimi. La freccia con la coda è anche bellissima. Oh, ehi! Trovo fastidioso, stupido e fastidioso. Una trappola a corda. Che cosa sei? Un cartone animato? Quindi è questo che fa le magie? Io sono Peppermint. Ehi, la tua voce? Ah, sei la gatta! 808 ha i miei occhi e le mie orecchie. Ma sembra proprio che tu le piaccia. Ok, ok, va bene, tua, tua! Dai, scansa fatiche. Abbiamo molto da fare. Quindi 808 ha detto... Tu hai detto che mi avresti aiutato a uscire di qui. Lo farò, ma prima tu aiuti me a indagare su Spectra. Non so nemmeno cosa sia. Questo è ovvio. Sono informazioni riservate. Quindi... brutte? Sì, per scoprirle sto lavorando in squadra. Lui è chiaramente un idiota. Sono in pochi, ma... Con pochi intendi tu e la tua gatta? Non mi freghi, sai? Qui c'è scritto Rockstar. Almeno la suoni la chitarra. Io... beh... Appunto, solo parole. Ascolta, questo campus è un labirinto di corridoi, ascensori e vicoli ciechi pieni di guardie. Hai bisogno di me per uscire di qui? No, per ora sto andando... Malissimo, se non fosse per me. Senti, se mi aiuti ti farò andare via dall'isola Vendeley. Ok, come vuoi, credo. Ciao, Mad Maximo. Si faceva mettere un cervello robotico, era meglio, sono d'accordo. Allora... Questo è il tuo rifugio. Beh, adesso siamo uno in più. Buttati sul divano. Comfort inclusi, vedo. Tra l'altro, ti posso aiutare con dei potenziamenti, se hai dei pezzi di ricambio. Parliamone prima di andare. Va bene. Allora. Iniziamo dalle cose serie. Capelli o solo questi? Gatto... là.
Gatto, c'è solo la variante così o con la corona, con la gemmina di Cibiusa? Capelli abbiamo solo questi. Maglietta, una bella maglietta rock. Ho comprato la Deluxe Edition e tutto quello che ho avuto è questa stupida t-shirt. Andiamo con la t-shirt. La giacca. Questa. La sciarpa di lana, cioè volendo. Bermuda. Braccio robotico di vari colori, ma rosso più tamarro. E la chitarra, c'è la chitarra a forma di gatto. Va bene, abbiamo fatto le cose serie. Poi qua ci sono le sfide, che molto carinamente hanno messo un tasto che riscatta tutte le ricompense. Che tra l'altro fanno anche le immaginette man mano che le fai. Ok, mi ha dato un po' di congegni, grazie gioco. Poi il divano dopo. Il riassunto delle trame che abbiamo trovato, e va bene. Roba che si sbloccherà chiaramente dopo. Questo che non so ancora neanche cosa sia. Quello dei gatti. Ti piace la chitarra a forma di gatto, Suzuki? Dai, ti metto la chitarra a forma di gatto solo perché sei tu. Buongiorno. Non sono esperta di Dave. Va bene, adesso mi spiega che gli attacchi li posso sbloccare, mi sblocca delle combo diverse, gli attacchi speciali li posso sbloccare e però ne ho solo uno, quindi scelgo cosa portarmi e gli oggetti sono le robe di sì. Ogni attacco richiede una certa quantità di barra riverbero. Devi averne abbastanza prima di comprarli. L'ho già sentito. E poi gli attacchi speciali devono essere equipaggiati. Stavo spiegandolo io. Non puoi usarli tutti così. Stavo spiegandolo io. Ok, inserisci l'attacco che vuoi nello slot, vabbè, poi sarai spiegando. Pronto. E per finire, qui ci sono degli oggetti per potenziamenti. Okay, oggetti per potenziamenti permanenti, va bene. Ho un'idea per una novità, ma diciamo che è ancora in progettazione. Tutto questo solo con qualche congegno. Non sottovalutarmi, so fare più di quanto credi. Va bene. Ok, vediamo cosa hai da offrire. Allora, compriamo delle cose semplici. XYXXX mi sembra un'ottima cosa da comprare e anche XX pausa XXX. Le altre con molto più calma, iniziamo a imparare a usare queste. Tra l'altro ci sono i video che vi fanno vedere cosa fanno i vari attacchi, se vi interessa. Perfetto. Poi attacchi speciali. Questo non abbiamo le barre riverbero sufficienti, ricarica groove. Lo prendiamo e poi ci prendiamo due indicatori di salute, un nucleo di riverbero elettrico e abbiamo finito. Perfetto, grazie Peppermint. La palestra dove ti fa provare le cose che hai comprato e poi parlare con lei. Avresti potuto lasciare che me la cavassi da solo. Perché mi hai aiutato? Per aver aiutato 808? E poi, quello che hai fatto alle guardie è stato notevole, diciamo. Quindi hai pensato di potermi usare? Beh, ecco, non la metterei proprio così. Io sì. Peccato che i modelli siano poco espressivi. Ehi, non mi importa. Se mi aiuti ad andarmene da quest'isola, siamo pari. È solo perché gli mancano dei contorni. Quindi l'hai progettata tu, 808. Di solito si usano droni spia, ma chi sospetta di una gatta? In realtà una gatta robot qui è più sospetta di un drone. Pazienza. Ne manca un po' di shader sulla faccia. Compagnia. Questo sembra un posto molto solitario. Sono abituata. Ragazza hacker solitaria con un passato misterioso. Nessun cliché, insomma. Scansa fatica in cerca di riscatto? Potrei dire lo stesso di te.
Anche questo è un po' rifugio. Vuoto qui. Non ti piacciono le decorazioni? Preferisco l'essenziale. Il necessario. Dai, c'è spazio per dei poster, uno stereo, una batteria nell'angolo. Diventerebbe un super appartamento. Questo è un rifugio, non un luogo di ritrovo. Può essere entrambe le cose. Esatto, entrambe le cose. Puoi occuparti tu del Feng Shui. Va bene. Mi occuperò del Feng Shui appena ho tempo. Poi abbiamo ancora il divano in cui possiamo... Allora dimmi, chi ti piace di più tra me e Pepper? Giocare con la gatta. Cavolo, in cosa mi sono ficcato? Almeno avrò una bella storia da raccontare tra 5 anni. Ok. Ok, quando vuoi sono pronto, Peppermint. Qual è il grande piano? Okay. Da qua sono blind. Guarda qua. Rapporto della missione. Come ho detto, il programma Spectra è top secret. Solo i piani alti dell'azienda ne sono al corrente. Perché ti preoccupi? Spectra potrebbe essere qualsiasi cosa. Diciamo che qualcuno mi ha fatto una soffiata. Ok, come vuoi. Comunque, torniamo al sito di produzione. Usando le mie abilità e i tuoi poteri, ci infiltriamo nell'ufficio del capo di produzione, cioè Recca, che starà ripulendo il caos che hai lasciato al controllo qualità. Entriamo nel suo computer, rubiamo il file su Spectra e usciamo. Ok, ok, non stavo ascoltando, ma sembra facile. Ottimo, mi sincronizzerò con te tramite 808. Magari salta fuori qualche nuovo trucchetto. Cosa? Tu non vieni? In una missione così pericolosa? Non sono stupida, lascio fare a te. Ok, un attimo. Quindi vuoi dire... A posto. Eccomi, baby. Con chi stai parlando? Dai, raggiungi l'ufficio di Recca. Guarda, è lassù. È comodissimo. Alto. Dovrai attraversare la produzione, ma ti farò da guida. Cerca di non farti notare. Sicuramente non ci noterà nessuno. 808. Divertiamoci un po'. Nessuno ci noterà, sicuramente. Saremo dei ninja. Faremo lo stealth come lo so far solo io, lo stealth. Non c'è ancora notato nessuno. Siamo bravissimi. Buongiorno. Come hai fatto a prendere una bibita da quella cosa? Se colpisci la macchinetta nel punto giusto, non ti frega il credito. Fidati, ormai lo so bene. Grazie di informazione. Non ho la rabbia sulle macchinette. Almeno così otterrai qualcosa. Arrivo. Si è rotta la macchinetta. Arrivo dopo da voi, prima passo di qua. Lamentela non inviata, bozza di email non inviata da Oscar ID 671993. Alla cortese attenzione del Dipartimento delle Risorse Umane, non voglio creare problemi, ma dato che mi occupo del giardino centrale della produzione, sono curioso di conoscere il suo scopo. Le nostre pubblicità dicono che serva per la comunicazione interufficio, ma ai dipendenti è vietato entrare nel giardino. Ciò confonde i dipendenti, dato che è un bellissimo posto, ma non viene mai utilizzato. Senza contare quanto io e la squadra di pulizia lavoriamo per far sì che risulti sempre immacolato. Mi chiedo anche a cosa serve il labirinto di siepi più grande del mondo che c'è al suo interno. In effetti sono tutte domande sensate che non vedranno mai la risposta, ma sensate. Qua c'è scritto sulla board che passa: production breaks limited to 45 seconds. Troppo lento sta scritto. Lo stile di Paolo è correre con lo shotgun in mano. Me lo danno lo shotgun.
purtroppo non me lo danno, mi hanno dato la chitarra finta. Faremo con questo lo stealth, giusto? C'è Kale e quella è, come si chiama, l'ex amministratrice della Wendley, Roxanne Wendley. Davvero, c'hai? Ha costruito l'azienda da zero, studia un po'. Non c'è bisogno di urlare. Almeno riconosci i suoi meriti. Per ora siamo steltissimi, non ci ha ancora visto nessuno. Roxanne avrà anche fondato l'azienda, ma guarda Kale, ha stile, dei bei capelli. Sta solo seguendo le orme di una vera innovatrice. Cosa ti ha fatto di male? Concentriamoci sulla missione. Quanto siamo stealth sempre. Questa mi sembra una stanza poco stealth. Appunto. Ce n'era ancora uno. Ce n'era ancora uno. Beh, anche i barili verdi sono rompibili e danno oggetti. Ora ci divertiremo di più e finché Recca non Attenzione! Parla Recca! Quel difetto è stato attestato. Adesso ci guardo, Neria. In parte spero che nessuno di voi idioti lo prenda. Così posso farlo a fette personalmente. Salve Recca. Sembra interessante. Avevi detto che non sarebbe stata qui. Avevi detto che ti saresti divertito di più. Buongiorno. Perché mi danno sempre obiettivi irrealistici? Vogliono che sollevi le scatole grandi con queste mani minuscole. Apprezzerei una mano adesso. Ne va del mio lavoro. Sono progettato per gli imballaggi, non per i carichi pesanti. E mi spiace, dottore. Cosa vuole che le dica? Devo dire che il gioco però mi piace molto, per lui è davvero fastidiosamente stupido, lui è un idiota galattico. Wow, abbiamo un bel problema. Per ora non è vero. E allora il problema non c'è, c'è nessuno. Barili verdi. E li ho imparato. Registrazione di sorveglianza delle risorse umane, dialogo registrato automaticamente e convertito in testo da BASER numero 734144, consegnato al Dipartimento delle Risorse Umane come previsto dalle regole relative alle risorse umane della Wendley. Tono udibilmente paranoico. Beh,
Questa stanza è finalmente automatizzata, il che mi fa pensare: quando noi robot avremo finito di automatizzare la linea di produzione, cosa succederà ai nostri posti di lavoro? Andranno delle macchine che automatizzano meglio di noi? Ma quanto più automatica può diventare l'automazione? Mi rottameranno per questo? L'audio del robot che piange dura per 25 minuti, va bene. Allora, questa qua mi sembra la strada secondaria. Un po' caotica con catena produttiva, più che altro non capisco cosa fanno queste braccia robot, a parte il balletto. Chai, spiace per il tuo orgoglio, ma non puoi fare quel salto. Hai un'idea? 808 mi sta dando informazioni sul tuo braccio. È magnetico, vero? Dovresti riuscire ad agganciarti a quel punto. E anche grappling hook abbiamo. Cerco questa icona nell'ambiente circostante per capire su cosa puoi usare il magneto. Usando il braccio magnetico, Chai può raggiungere posti lontani o avvicinarsi rapidamente ai nemici in combattimento. Premere LB farà volare rapidamente Chai verso il bersaglio. Fantastico. Forte. I grappling hook sono sempre soddisfacenti, si può dire. Danno sempre tante soddisfazioni, grazie. Chiaramente di qua. Attenzione, sembra che dovremmo cercare un certo combattente musicale intruso. Si saranno sbagliati a scrivere. Ehi, Chai! Usa il magnete sui nemici per avvicinarti. Chi è questo? Buongiorno. Lo vedremo, amico. Metto sul piano principale, prendetelo. Chai, cerca una strada alternativa, no? Cerco subito. Questa mi sembra una strada. Questa è chiaramente una strada. Non so quanto alternativa, ma è una strada. Cos'è questo? Nuovo attacco sbloccato. Schitarrata, si può acquistare nel negozio. Va bene. Ne prendo atto. E quello? Abbiamo preso un po' di roba annessa e connessa, c'è ancora qualcosa quassù. Ma io da lì posso passare? No.
Devo spegnere quell'affare lì. Come si spegnerà quell'affare lì? Non lo so. Mi sa che più in là ci sarà qualche abilità, ma per ora no. Ma anche io ho avuto quell'impressione lì, che per ora non potessi fare molto. Buongiorno signor robottino. Cosa mi vuole dire? Dai. Ma ciao, avverto un'attrazione molto speciale tra noi due. Un'attrazione speciale, sì. Va bene. Che c'è stavolta? Il tuo magnete ti porta velocemente nel luogo in cui devi andare. Sì. Ma si attacca anche facilmente ai robot della sicurezza della Vendelay. Sì. Se devi avvicinarti a un nemico, usa il magnete. Sì. Se riesci a scarventare in aria un nemico, il magnete ti porterà rapidamente da lui. Sì. Che dispositivo meraviglioso. A vederlo da qui, non so. Lei mi ripete sempre solo quello che vi ha già detto. Allora. Ho preso anche l'ultimo pezzo che mi mancava, dei bidoni verdini. Statua di Kale, tutto ciò che luccica è oro. Attacca la statua di Kale per ottenere congegni. Secondo attacchi a tempismo perfetto, il periodo di un fare. Ok, quella statua cambia espressione, non l'ho notato. Ho come l'impressione che questo sarà un altro momento meno stealth. Questo è comodo, quelli che mi sparano. Posto? A posto. Gatta in arrivo! Andiamo! Dire che il combattimento è molto molto piacevole. Esatto, è un momento diversamente stealth. Allora, io capisco che lì sia la strada giusta, quindi questa è la strada sbagliata. Mi verrebbe da pensare. Vi ricordo ovviamente che se per caso vi interessa questo gioco c'è un bel link facendo gioco
sai. Wow, come hai fatto? Pensavo ti servisse aiuto. Mi sono infiltrata in quei terminali e così posso mandarti dei potenziamenti da qui. Ma che simpatia. Perfetto. Ah, mi fa prendere le cose, ma vedi? Non ho ancora introdotto neanche questi. Penso che... Schitarrata! Attacco danneggiante frontale, fammelo vedere. Ok. Guitar Ride è il nome dell'attacco, va bene. Poi vedere anche l'assalto overdrive, che adesso non potrò ancora farlo, ma... Ah, carino, ti fa fare la combo. E poi esegue la combo. Molto carino questo qua, sì. Però non posso ancora prenderlo, perché ho troppa poca energia totale. Con 40.000 prendiamo un altro slot attacco speciale. Ok, c'è la linea di produzione di robottini. Allora, Peppermint, questo Spectrum, che roba è? Spectra! L'informatore mi ha inviato codici che fanno pensare a un'IA. Sembra nascosta in tutte le parti robotiche del progetto Armstrong. Quindi anche il mio e braccio. Come mai ti preoccupa così tanto? La mia fonte ha detto che la Vendley non ha mai tenuto un progetto così nascosto. Questa storia mi puzza. Cosa? Ti stai basando su un sospetto letto su internet? Mi fido delle mie fonti. Così sembri ancora più sospetta della Vendley. Cioè, smetti! Sai cosa? Non mi interessa. In ogni caso, io me ne vado. Allora, lassù dobbiamo andare. E quindi ho insegnato io a Ricca tutto ciò che sa sulla produzione. Le storie sono solo bugie. Puff, tu che ne sai? Pulisci solo i pavimenti. Veramente non state facendo un cacchio tutti e due. Sto lavorando. Altre bugie. Au. 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 Va bene. Sembra divertente. Jump! Chissà cosa succede. Thank you.
Tanto, allora, sì, volevo proprio dirvelo. Volevo proprio dirvi questo. Siccome è tutto a tempo e il lock dei nemici è abbastanza facilitato, non è pesante che si perda la telecamera, Lilith, per te che giochi. Perché tu basta che vai a tempo. Non devi vedere cosa sta facendo. Ti ricordo di non camminare sotto le presse quando sono in funzione. È incredibile che debba dirlo davvero. Allora. Soprattutto adesso che abbiamo il rampino, quindi ci blocca veramente sui nemici in automatico. Comunque il rampino ti ci mette davanti al nemico. Di là non posso andare. Allora. Qui non c'è niente. Bisogna guardarsi molto attorno perché il fatto che il rampino ti possa portare dei segreti è rilevante. Buongiorno. Si vede proprio che Mimosa odia Corsica. Che sei Corsica? Ha fatto i complimenti a tutti i reparti tranne alla sicurezza nella sua ultima email. È uno schiaffo in faccia all'azienda. Eccoti qui, depistato. Questo sull'occhio. Non uscirai. Sei bloccato. E presto verrai schiacciato. Guardate, Mad Maxino! Power call!
Vattene via. Ok. Sono bloccato qua giù. Peppermint, è qui che entri in scena? Direi di no. Chi è? Problemi con le linee del tram. A produzione da Recca. Ehi, parla Recca prima di tutto, perché si stanno rompendo tutte queste linee del tram. E qualunque sia il motivo o la risposta, non importa, aggiustatele. Recca non è arrivata ai vertici cercando scuse. Recca è arrivata ai vertici portando a termine le cose, anche quando non avevano senso. Ricordate che sta bene a Recca, sta bene a tutta la Rocca. Risparmiatevi commenti e opinioni, a Recca non interessa. E poi questo fa pensare a Recca che ci servono più linee del tram. Quindi trovate lo spazio necessario. A posto. Un capo ideale, Recca. Chi non vorrebbe un capo come Recca? Giusto? Amici. Premio capo dell'anno, esatto. Un attimo, Chai. Vedi la porta? Sì. Potresti riuscire a oltrepassare la sicurezza, ma è una strada difficile. Molte scale. Vabbè, scale non sono difficili. Mi piace il pericolo. È più divertente. Allora, scusi, ma la porta è chiusa. Se tanto mi dà tanto, la porta è chiusa. Chai, non sai neanche dove portano quei binari. Tranquilla, me la caverò. A posto. Aia. Le gengive l'ho preso questo. Vorresti farlo tu, eh? In realtà, no. E poi, mi sa che ti hanno provato. Cos'è quel coso? Tempista! Salta e ruota, Chai! Cosa? Salta e ruota! Siamo molto vicini all'ufficio di Recca adesso. Te l'avevo detto contento. Che sarebbe andata bene. Ho visto ottimi risultati e brutte cadute lavorando qui. E devo dire che sono sorpreso che tu sia ancora in vita, giovanotto. Ma che roba depresso. Povero ragazzo, la caduta deve averti confuso. Non sono tuo nemico. Allora... una barriera nido d'ape. Cosa sono queste barriere elettriche? Ma dai! Sapevo che sarebbe tornato utile. Sei pronto, Chai? Pronto per cosa? Usare Peppermint. Spara per distruggere e attivare oggetti con Peppermint. Chiedi aiuto a Peppermint e premuto il right trigger per mirare contro un bersaglio. Va bene. Aspetta che adesso lo faccio. Assaggia questo! Yeah! Wow! Ma dove sei arrivata, Peppermint? È solo uno spostamento temporaneo. È un po' complicato. È una funzione nascosta di 808. Potevi raggiungermi in qualsiasi momento? Non mi pareva che avessi bisogno di me. Va. Possiamo chiamare i supporti. Non credo tu possa fare quel salto.
Ma vedi quell'interruttore? Sì. Fammi indovinare. Già, chiamami e posso attivarlo io per te. Sembri il tutorial di un videogioco. Ok. Mi serve aiuto! Facciamo le aspette! Fatto. Aia. No! Allora, ricominciamo. Assaggia questo. Ah, vedi, anche arriva il torno da solo, non devo sparare. Chiaro. Ok, lo odio. Cosa ha fatto che lo odia all'improvviso, Carol? È un cretino. Ecco a voi la freccia, email settimanale di marketing per vantarsi dell'azienda. Ecco a voi la freccia, gentilmente offerta dalla Wanderlei. Dicevano che fosse impossibile, ma grazie al nostro eccellente ufficio legale e una campagna di Mimosa, la Wanderlei possiede ora tutti i diritti esclusivi sulla freccia, o quello che tutti considerano un simbolo per indicare una direzione. D'ora in poi, quando qualcuno si perde e vede una freccia, potrà dire ai suoi amici: quella non è una freccia qualunque, è la freccia Wanderlei. Dunque, per ostentare lo status di unici proprietari del brevetto del simbolo sinonimo di direzione, voglio vedere quella freccia ovunque. Nessuno si perderà nel nostro campus, ora che c'è la freccia a dare indicazioni. Va bene. La freccia. Mi serve aiuto! Vai col fuoco! Tocca a te, Peppermint! Ok. Assaggia questo! Peppermint! Yeah. Mi serve aiuto! Forza! Si parte! Un aiuto! Sbagliato. Ok. Eccolo qua. Ah. Calma, se ho preso. Ok. Ma dottore, ho ricevuto un potenziamento. È il mio momento. Posso sovraccaricare le barriere nemiche. Ah, quindi possiamo usarle anche in combattimento. Usa Peppermint per distruggere rapidamente le barriere nemiche e per stordire i nemici, dando così a Chai l'opportunità di attaccare. Chai non può distruggere le barriere da solo, quindi dovrai lavorare di squadra. Peppermint può aiutare a far retirare i nemici in aria e stordire i nemici più leggeri. Evoca Peppermint, va bene, il combattimento c'è bisogno di fermarsi a mirare, Peppermint di attaccare automaticamente il bersaglio di Chai. Dovrei aspettare che la barra di Peppermint si ricarichi prima di poterla rievocare in combattimento, va bene. Assaggia questo! Prometto che non te lo aspettare, Posso colpire per 20 minuti mentre è a terra. E lui continua a droppare le batterie, peraltro. 808, ci sono i cattivi. È stato un processo, il fastidio ha superato la sfera di tolleranza massima e ha scatenato l'odio. Ed ecco perché è pieno di frecce. Power call!
e via. Beh, è andata meglio di quanto pensassi. Sono d'accordo. Okay. C'ero io. Qua è da dove siamo arrivati. Fantastico. Lo so, è carino, eh. Devo dire che trovo abbastanza simpatica tutta questa... La roba della freccia è molto carina, dai. Io però vorrei arrivare lassù, si può? No perché è vietato o no perché io ho saltato sbagliato? No perché io ho saltato sbagliato. Cosa sei tu? Ehi, questa porta sembra sospetta. C'è un angolo 01 prima. Che strano, non è su nessuna mappa. Ma non sembra essere importante adesso. Possiamo pensarci più tardi. Ok, una roba da oggetto avanzato, va bene. Buongiorno signor Scatolotto. Secondo l'analisi sembra che qualcuno abbia alterato le tue abilità. Hai avuto effetti collaterali come qualcuno che ti compare accanto temporaneamente? Sì. Sì, ecco, Peppermint. Beh, molto utile. Puoi trascinare questa Peppermint in battaglia per aiutarti con le combo o percepisco anche che questa strana forma di vita riesce a mantenere i nemici in aria. Le tue battaglie sono... Già, ma sono... Immagino. Usarla ha un costo. Dovrai aspettare un po', prenditi cura di te. Sì. Mi rispiega le stesse cose che mi hai già spiegato e che mi hai già fatto usare, peraltro. Qua c'è gente. I cosetti volanti. Di nuovo questa cosa. Chiamami o usa il magnete per avvicinarti. Sulle chiappe e via, è tutto risolto. Non vedo posti in cui bisogna attaccarsi. Mi ha spostato da davanti le chiappe. Allora.
proteggervi! E andiamo! Questi servono giusto a ricordarti di Peppermint, che non è una brutta idea per un supporto di questo tipo, che rischi di poter farne anche a meno durante il combattimento, così ti ricordi costantemente che è un'opzione che hai. Allora, 52.000, se io prendo questo affare qua, ho comprato il potenziamento per slot attacco speciale. A questo punto posso dirgli che nel secondo attacco speciale gli posso mettere la ricarica Groove. Giusto? Che mi dà dell'energia, mi dà della cura, esatto, adesso le cure, perfetto, grazie. Assaggia questo. Forza. Tocca a te, Peppermint. Un aiuto. Ci parte. Una mano? Ho mancato! Curarsi è bello, sono d'accordo. Peppermint, tocca a te! Assaggia questo! Peppermint! E andiamo! Lavoro di squadra! Oh, urra! Yeah! Lavoro di squadra, yeah! Questo. Ok, siamo pressoché sani. Buongiorno a lei. Dove va? 3, 2, 1, go! Grazie. Con la vita, c'hai? Ci siamo quasi. Beh, aveva ragione, però ci sono tante scale. Recca senza che lei lo sappia è saltato. Grazie a te. Ehi, ehi, chi sta facendo tutto il lavoro sporco qui? Non sarebbe così difficile se mi aspettassi per cominciare. Allora, qua lavoro solo io, però. Ultima opportunità per tutti i lavoratori che non hanno acquistato i biglietti per la lotteria del Festival Armstrong. Sì. Ha uno spettacolo imperdibile. Imperdibile. Questi piccioni sono la fonte del mio malcontento. Desidero assistenza per allontanarli dalla mia area di pulizia. Puoi aiutarmi? I piccioni sono fastidiosi. Capisco, signor robottino, che a merda dei piccioni non è la cosa più bella da pulire che ci sia. Posto? Quel gatto che gioca la sciarpa!
ancora. Momento, io sono liberato dei piccioni. Quanto in alto? Beh, ci siamo. Non farti notare. La freccia. Wow, che bello. Starebbe benissimo appeso nel rifugio. Ma insomma, graffito aggiunto. Va bene, abbiamo aggiunto rifugio, un graffito al rifugio. Li dobbiamo trovare in giro così. Va bene, accetto questa feature. So che potrei mettermi nei guai, ma credo che lei sia l'amore della mia vita. Ah, amore, non corrisposto. Il nostro contratto di lavoro lo vieta. C'erano tre gruppi di piccioni a cui sparare. Quelli di piccioni, quelli dei... Ho capito. Non li ho proprio visti. È una side quest, va bene. Il tempo d'attesa stimato per un appuntamento con Rekka è di 3 mesi. Ti invito ad accomodarti nel frattempo. Sì. Ma se faccio così? Modi. Ma come gira? Smettila, per favore. Vabbè, qua mi dici curati, bravo pirla. E lei chi è? Più grande, più forte. È uno slogan di Rekka o un messaggio motivazionale per tutti noi? Io cerco di migliorare questo posto di lavoro e tu non fai altro che vantarti. È un problema per le risorse umane. È chiaro che non lo capisci. Pensi che sia di incoraggiamento? No. Il messaggio è uno solo, non sei all'altezza. Ma chi lavora qui deve saperlo, non c'è via d'uscita dal tunnel in cui hanno deciso di entrare. Questo mondo è malato, buio, triste. Ma noi dovremmo aiutare. Aiutare? No, noi mascheriamo solo la realtà, li illudiamo che ci importi. Non possiamo cambiare nulla, troppi ostacoli, è una causa persa. Questo posto rimane, dice la verità. Non so di cosa sia una citazione, neanch'io. Neanch'io so di cosa sia la citazione. Tra l'altro avete notato che la chitarra a forma di gatto in realtà è più o meno a forma di gatto, cioè fatta quei rifiuti vagamente a forma di gatto. Ciao Gigen. La pipa di Gandalf con l'erba pipa. Purtroppo è mia e c'è il tabacco normale, Gigen. Allora, dicevamo. Qui abbiamo un po' di carica elettrica. Ho come l'impressione che ora ci miniamo con Rekka. Ho questa sensazione. Buonasera, benvenuto. Che silenzio. Niente affatto sospetto. Ingressi da wrestler. Tu vuoi avere successo? Tu vuoi essere produttivo? Allora devi essere aggressivo. Quando un teppista difettoso come te cerca di fuggire, se la sta cercando! Cercando cosa esattamente? Mi manchi di rispetto? Basta! Adesso mi tolgo i guanti!
Sì, questo lo vedo. Com'era il piano Peppermint? Non lo so. Combatto. Ma ho un aumento per questo. Non ho mai detto che ti avrei pagato. Ehi, sono io l'attrazione principale. Preparati per essere sbriciolato. Fatti sotto. Scusi, Recca. Cominciamo così. Aia. Vedo le stelle. Vedo le stelle. E uno. Non male. Per un difetto. Cosa fa? E due. Non rovinerai la reputazione di questa azienda. Ancora. Te ne andrai con la spazzatura. Aia. Smettila di più.
più trattamenti. Pronto? Sbagliato! Grande capo, pensi che perderò contro un tempista come te? Già, è proprio quello che penso. A posto, Recca? Non un grande combattimento, ma ce lo facciamo bastare. Ah, grande, il suo passepartout personale. Ben fatto, Chai. Eh? Wow, incredibile. Abbiamo trovato la nostra IA. Questo è uno screensaver, Chai. Ecco, c'è un cretino, c'è un cretino. Oh, aspetta, Spectra si interfaccia con la percezione e il pensiero degli utenti. Questo permette alle Vendelay di accedere alle loro menti. Puoi far mettere qualcosa? Sto cercando di concentrarmi. Ecco. Che cosa hai fatto? Hai detto farlo smettere? Recca, dimmi chi hai sistemato quel difetto. Cosa diavolo sto guardando? Io sono Chai. Non un difetto. Dov'è Recca? Non sapete? Ti servirà un nuovo capo di produzione? Che cos'è? Uno scherzo? Oh, questa sì che è una bella riunione. Volete che la riprogrammi? Zanzo, mi sa che sei muto, tesoro. No, quello che stavo dicendo. Corsica manda subito la sicurezza in produzione. Oh, sì, signore. Fai pure, manda chi ti pare. Vedi questo? Io e Peppermint ti batteremo con la tua stessa tecnologia. Peppermint? E se non bastasse, guarda il mio braccio. Diventa una chitarra e posso usarlo per attaccare. Idiota! Andiamo! A posto. Ma solo io trovo stupido che ogni combattimento ricostruisca la chitarra con dei rottami che sono sempre uguali, perché la chitarra è sempre uguale, anche in luoghi dove palesemente non ci sono rottami in giro tipo questo. Onestamente, no. Almeno non più stupido di altre cose che si vedono in questi quasi tutti i videogiochi. In fondo è un mega cartone animato. Sono d'accordo che sia un mega cartone animato e vada preso così. Comunque la parte migliore di questo gioco è l'endgame. Lì dai il meglio. Secondo me l'insider è Corsica.
Da come cazzo è disegnata, è vero. Da come è disegnata, è vero, assolutamente. Sono d'accordo che abbia un design che stona con gli altri e quindi... Non chiedi neanche scusa, Chai. Ma di cosa? Aver completato la missione? Non mi hai spiegato niente. Sei stupido? Ora sanno di me, sanno che non sei solo. E allora... La copertura è saltata, devo ripensare tutto il piano. C'era un piano? Cosa? Ok, sì, forse stavo un po' delirando e... Scusa, ma hai i tuoi dati, no? Su Spectra. I dati che dicono che la Vendeley può controllare... Sì, ora c'è proprio sulla lavagna con i gatti. Non stavo davvero ascoltando. Guarda qua. Adesso andiamo a vedere cos'è. Ehi, ma che fai? Ti sincronizza con il progetto Armstrong. Provano su di te. Questa non è Armstrong. Mi hai macchiato il braccio. Ah, non viene via. E con un semplice comando... Non credi di avere sempre avuto ragione e che io sia una testa dura? E Peppermint è molto più in gamba di me? Oi, oh, dai, ma che... Dubiti ancora? Me l'hai fatto dire tu. Magari la Vendeley l'ha progettato per... delle ricerche, tipo. Solo tu sì. Non lo troveresti sospetto. Lo possono fare e io lo devo impedire. Beh, in bocca al lupo. Ciao. Ma non so come andarmene da quest'isola e mi sento un po' in colpa per aver incasinato tutto. Grande. Ti dichiaro membro della mia organizzazione. A posto. Perfetto, il nostro piccolo gruppo indie. Ehi, Chai, prima che te ne vada, ti mostro su cosa stavo lavorando. Sì. E ora? Allora, voglio vedere questo io. Ah, il murales. E il murales. Che non abbiamo messo da nessuna parte, abbiamo messo solo lì così. Cioè abbiamo fatto la foto al murales e l'abbiamo messo nella bacheca dei murales. Sì. Allora. Riscatta tutte le ricompense. Io ancora non ho sbloccato niente lato cosmetico, non so come si sblocchino ancora i cosmetici. E qua direi che non c'è nient'altro di nuovo, va bene. Sembra che io possa modificare la tua fonte di energia per gestire le tue abilità. Non mi serve aiuto. So che vuoi diventare una rockstar, ma dobbiamo collaborare. Quindi... Questo è quello su cui stavo lavorando. Sì. Sono chip speciali che potenziano le tue abilità. Ma capisci che sono fatti a forma di plettro. Con allora. Con i componenti Armstrong posso darti delle abilità passive. Questo è gratis, offro io. Diminuisce il tempo che serve per chiamarmi in combattimento. Grazie. Ruota sempre tutto attorno a te, eh? Comunque, devi equipaggiarlo perché abbia effetto. Va bene. Al momento hai pochi slot, ma con un po' di potenziamenti puoi mischiare e abbinare abilità. Ho pochi slot, ho uno quindi slot per me. I componenti Armstrong che trovi, ok? Ci proverò. Cerca gli oscillatori Armstrong quando esplori. Raccogli la guida per permettere di creare nuovi chip, va bene. Quindi adesso abbiamo anche... No, devo trovarli. Slot per chip aggiuntivo. Chip. Cosa fanno i chip? Aumenta la quantità di riverbero ottenuta dalle batterie. Migliora leggermente il tasso di aumento del super PBM. Aumenta l'effetto shock dell'attacco di squadra di Peppermint. Un nemico sotto shock non potrà muoversi e attaccare. Ok. Permette all'effetto di shock dell'attacco di squadra di Peppermint di contagiare i nemici vicini, impedendo a tutti i nemici di muoversi o attaccare. Dammi più batterie, grazie. Mi servono dei chip, non posso permettermeli. Perfetto. Abbiamo risolto il problema, non possiamo permettercelo.
Attacchi di squadra ora disponibili. Puoi acquistare mosse aggiuntive da far usare i tuoi alleati in combattimento. Peppermint. Quando eseguì un vai così in una combo a terra. RT. Quando eseguì un vai così. Fammi vedere la spiegazione, grazie. Belli però. Ma cos'è? Ma cos'è? Il venuto RT rilascia per attivare un attacco caricato di Peppermint. Caricato fino al massimo di 4 battiti, scatenando un'esplosione ad area che può anche distruggere velocemente le batterie, le barriere più resistenti. Allora, questo qua mi sembra utile. Posso dirlo. E abbiamo sbloccato 8400 attacchi speciali. Va bene. Direi che abbiamo visto come questo Wi-Fi Rush, giusto? Allora, che ne pensate? Io devo dire che l'ho trovato abbastanza carino da giocare. Il combattimento è molto soddisfacente e la in questi giochi, secondo me, il punto critico è sempre fare in modo che l'aggiunta della questione ritmo sia divertente e non sia frustrante. E devo dire che hanno fatto, secondo me, un ottimo lavoro per renderla un'aggiunta divertente e non una cosa estremamente frustrante. Ringrazio il team di localizzazione per aver tradotto Armstrong in braccio forte. Sono d'accordo. Sono d'accordo che è stato un pensiero carino da parte del team di traduzione. È divertente da giocare. Le missioni, devo dire che almeno le due che ho visto per il momento sono un po' lunghe. Cioè, iniziare una missione vuol dire comunque giocare un'oretta e mezza. Non sono missioni da fare come noccioline, ecco. Le boss fight sono simpatiche, devo dire che le ho trovate piacevoli, anche se non particolarmente impegnative, almeno per il momento. E l'esplorazione è carina, perché comunque gli ambienti sono abbastanza esplorabili, anche se è un corridoione, ma per cercare i segreti sono abbastanza esplorabili, anche se richiede di andare un po' più piano, esplorare decentemente i livelli richiede di andare un po' più piano. Richiede sessioni di gioco serie, sì, è un gioco leggero come tono, ma non come impegno di gioco. Devi giocarci un po' per fare una missione. Però devo dire che mi ha sorpreso positivamente, non mi aspettavo fosse così. Io temo sempre un po' i giochi che hanno queste meccaniche ibride col ritmo, perché un secondo che diventino che ti richiedono davvero l'orecchio, capito? E quindi che possano diventare improvvisamente frustranti. Cioè che ci sia un tetto di capacità che puoi raggiungere perché magari la musica non la senti così bene, non sei così preciso. Qua ha un sacco di reminder anche visivi di qual è il ritmo e diventa abbastanza naturale seguirlo. L'unico problema è proprio perché le missioni sono lunghe e che con tutto questo ritmo delle orecchie mi viene mal di testa. Questo può essere un problema, Neri, in effetti questo può essere. Se la musica non ti è gradita. Però ecco, ad esempio, in questi giochi qua la musica non la tolgo. Non so se avete notato che non ho, come al solito, tolto la musica. Ha senso che ci sia qui. Va bene, io spero che vi abbia ispirato il gioco. Se vi è ispirato, curiosate le varie edizioni cliccando sul link con l'apposito comando gioco. Io vi ringrazio di essere stati con me. Noi ci vediamo domani sera. Non so assolutamente ancora con che cosa. Uno, perché mi hanno dato un sacco di mi sono arrivato un po' di chiavi tutte oggi. Due, perché potrebbe anche uscire una seconda sessione di questo per vedere ancora
una missioncina. E l'inviato Tristino si è esentato dal dare un'occhiata a questa cosa. Il comando, se volete il link, non so se l'avete fatto, è gioco. Non fatelo fare a me, su, fate i bravi. E noi ci vediamo domani sera. Buonanotte a tutti. Ciao.